in cui molto ha contato il clima di fiducia costruito di nuovo dalla Presidente Ferranti, una scelta che è stata guidata dall'interesse nazionale, dalla consapevolezza di dovere comunque sempre promuovere l'adeguamento del nostro Paese agli standard di diritto internazionale umanitario, anche laddove gli ostacoli giuridici e procedurali siano più ardui da superare del previsto. Nell'auspicio quindi che il Senato possa collaborare proficuamente al contesto finora descritto, completando il lavoro necessario, auspico al momento una rapida approvazione del provvedimento in titolo. Grazie. Grazie a lei. Immagino, onorevole Pistelli, che anche in questo caso il Governo rinuncia. Bene. E a questo punto passiamo all'esame degli articoli. Avverto che non saranno posti in votazione gli articoli 1, 2, 4 e 5 in quanto non modificati dal Senato. Sarà posto in votazione il solo articolo 3. Se nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, lo pongo direttamente in votazione. La votazione è aperta. Bragantini Paola. Sì, sì, manca solo quest'ultima che è la convenzione dell'AIO sulla produzione di... Caruso. Altieri. Altieri. Altri? Voto finale. Ascani.